Signori, ma qua siamo matti stasera! Ma qua siamo matti! Ma ci ripetiamo ancora! Ci ripetiamo ancora! Ma che partita! Ma che prestazione! E c'era chi cercava di sminuire la nazionale già nella prima partita dicendo che avevano giocato con degli scarponi. Ma stasera cosa dobbiamo dire? Con la Svizzera che è tredicesima nel ranking FIFA. Ma cosa dobbiamo dire a questa squadra? Cosa dobbiamo pretendere? Ma che gioco! Che squadra, che nazionale! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video del canale Il Signor Rossonero. Siamo nei minuti finali di Italia-Svizzera. Ma che cosa abbiamo visto stasera? Che cosa abbiamo visto stasera? Di tutto e di più. Andiamo con calma, più o meno, perché comunque siamo al 90esimo. Vi accompagno negli ultimi minuti finali di questa partita. Allora, dobbiamo dire una cosa. Stasera Locatelli ha fatto capire a tutti quanto sia importante il suo lavoro e quanto sia importante che Mancini l'abbia portato in nazionale perché sta facendo veramente cose straordinarie. Vecchio cuore rossonero Manuel Locatelli, mannaggia la miseria che l'abbiamo venduto. Guarda, io sono pentito e me ne pento ancora di più oggi perché rosico, rosico, rosico. Attenzione, intanto l'Italia. Con Pessina, ancora Di Lorenzo, Ciro Immobile, contropiede della Svizzera. Ma stasera super prestazione, come vi dicevo, del centrocampo dell'Italia. Jorginho e Barella anche sono stati bravissimi. È fondamentale quel reparto, dobbiamo mantenerlo così in forma perché oggi veramente si è visto l'importanza di avere dei centrocampisti concreti, precisi, che corrono, che danno fisicità e che danno qualità. Locatelli sul primo gol è fondamentale, apertura su Domenico Berardi che scende sulla fascia destra. Quando vi dico che Domenico Berardi deve essere meno timido, è per questo, perché scende dalla destra, va in mezzo, fa l'assist per Locatelli che si inserisce in area di rigore. Grandissimo gol e grandissima azione dell'Italia. Poi il secondo gol, Locatelli ha fatto qualcosa di spettacolare nel secondo tempo, tiro inaspettato fuori dall'area. Ma da quando mai segniamo fuori dall'area noi? Da quando mai noi tiriamo fuori dall'area e segniamo? Incredibile. Gol inaspettato, bellissimo. Sommer lì che è rimasto pietrificato. 3 minuti di recupero intanto. E stavo dicendo, super gol quindi Locatelli. E poi un altro gol fuori dall'area di Ciro Immobile, inaspettato anche quello. Grande gol di Ciruzzo, grande gol di Ciruzzo che si conferma ancora in grande forma in questo momento, in questo europeo, perché comunque ha fatto un'altra partita di sostanza, di grande corsa, di grande qualità, quindi complimenti a Ciruzzo. Lorenzo Insigne è meno bravo stasera, ma comunque grande prestazione anche di Insigne che dà comunque qualità in attacco, si vede. Che si propone sempre, è sempre pericoloso, quindi grande Lorenzo e anche Berardi che oltre all'azione ha fatto una grandissima prestazione. Una cosa, una curiosità, l'Italia in corso della partita ha cambiato il modulo, è passato dal 4-3-3 al 3-5-2 o comunque una difesa a 5 in fase difensiva. Non capisco perché, forse per il calo fisico, non lo so, ma comunque Mancini ha voluto far risparmiare probabilmente le energie a... Attenzione, è finita un altro 3-0 dell'Italia, un altro 3-0 dell'Italia. Stavo dicendo, Mancini cerca di quindi a partita in corso a cambiare modulo e anche modo di giocare, probabilmente per far risparmiare energie e anche per sperimentare un po', probabilmente. Io a un certo punto ho detto: o la Svizzera attacca e ci pressa adesso che abbiamo cambiato modulo, o non lo fa mai più. Infatti, non l'ha fatto mai più. E grande Italia che conferma ancora una volta di essere in grande forma. Arriviamo col Galles a cuore leggero, meno male. Forse lì Mancini potrà dare spazio a qualcun altro. Perdiamo Chiellini, mannaggia la miseria. Speriamo che stia meglio perché sicuramente dà solidità lì in difesa
Chiellini e che altro, ragazzi? Super azzurri, super partenza degli azzurri. Vi posso dire la verità, questa Italia, per come gioca adesso, è una delle migliori nazioni di tutta la competizione. Per ora io ho visto un'Italia che esprime il miglior calcio, per ora, insieme alla Francia, sinceramente, e al Belgio, ma tutte le altre ancora così così. Probabilmente perché sono state le prime partite, non tutti possono partire forte, magari qualche falsa partenza ci può stare, ma secondo me, l'Italia esprime un grande calcio e questo deriva da un grande lavoro di Mancini alle spalle. Ragazzi, scrivetevi nei commenti cosa ne pensate, iscrivetevi al canale YouTube e condividete il più possibile. Mettete mi piace e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!